ai vari appuntamenti e impegni elettorali che avete. Prima di dare la parola ai sindaci, è l'occasione anche di fare qualche saluto. Saluto in piazza i colleghi di Videocomunicazioni, la più importante agenzia di stampa televisiva di Napoli, della sua provincia. Un saluto affettuoso alla famiglia Caiano. Un saluto a Enzo Di Vincenzo, responsabile nazionale dell'OSB. A Peppino Vibrato, che non manca mai, del sito web Casoria Ieri e Oggi Online, all'amico Maurizio Cerbone di NapoliNord.it, a Raffaello Nolasco di Cronache di Napoli, ai ragazzi di Casoria 2 settimanale e Casoria2.it. Non mi hanno dato una scaletta, tranne quello di dover far intervenire dopo dei ragazzi che leggeranno delle frasi particolari che stanno preparando. Penso che sia obbligo da parte mia, da buon presentatore, di partire dal sindaco uscente, dal dottor Stefano Ferrari. E la domanda è semplice, non ce ne sono altre. Sviluppo e occupazioni, quali prospettive lui offre alla platea, agli elettori, ai cittadini? Grazie. Ti ringrazio Nando, ma per prima cosa voglio ringraziare l'Unione Sindacale di Base e il Movimento di Lotta per il Lavoro che ci hanno dato l'occasione di confrontarci in questo momento qui in piazza alla presenza dei nostri concittadini, cosa che si dovrebbe fare sempre per confrontarci e approfondire le tematiche alla luce del giorno, ma cosa che spesso non viene fatta in altre occasioni. Certamente il gennaio Lauriero, io non condivido in toto quanto tu hai espresso nel tuo intervento. Non ci troviamo di fronte ad un teatrino della politica, ma ci troviamo di fronte a delle iniziative serie che devono portare il cittadino a riappropriarsi della propria dignità, a riappropriarsi del proprio territorio. Per cui sicuramente in questa campagna elettorale io sono certo che i miei concittadini sono persone intelligenti e che non si lasciano trascinare da chimere per quanto riguarda pseudo posti di lavoro o pseudo certezze che possono partire da parte di alcuni che dicono di far politica, ma che certamente politica non è. Detto questo, ritorno in argomento, perché giustamente mi hai chiesto cosa intendo fare per quanto riguarda i miei concittadini, per quanto riguarda il lavoro, l'economia e lo sviluppo del territorio. È sotto gli occhi di tutti che io sono stato eletto sindaco nel luglio del 2008. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo portato avanti delle iniziative che sicuramente in questo momento ci possono far ribadire che un certo percorso è stato fatto in nome ed in favore della nostra collettività. Infatti quando parliamo di occupazione, ma io direi parliamo piuttosto di disoccupazione, noi abbiamo trovato, e il sottoscritto in qualità di primo cittadino ha trovato Casoria, quarta città della Campania, con un tasso di disoccupazione più elevato rispetto agli altri comuni dell'Interland di Napoli. E allora ci siamo messi subito all'opera per vedere come proiettare qualche iniziativa che ci doveva portare a ridurre questo tasso di disoccupazione. E ci siamo messi subito all'opera su un'area dismessa e
triangolo dell'ovolo commerciale, o come viene denominata la città del benessere, o del centro benessere, un'area dismessa su cui si sono versati fiumi di parole, ma non si era concretizzato fino al 2008 niente. E allora abbiamo dialogato, come diceva Gennaro Laudiero, quando ha citato la figlia del presidente Mennarini, del proprietario di quell'area, ci siamo messi a confrontarci con i proprietari invitandoli a dare senso a quell'area di loro proprietà, a dare inizio agli investimenti per dare a quell'area veramente qualcosa di concreto nella realizzazione di una città del benessere che è a servizio, vi dico, non di Casoria, non della Campania, non solo dell'Italia, ma dell'Europa in toto, perché è un progetto che veramente non ci sono similari in Italia e che sicuramente porterà benessere alla nostra città. E allora, mentre Gennaro Laudiero dice ci dobbiamo confrontare con la proprietà per cercare di vedere, di sapere quanti posti di lavoro possono uscire da questa realizzazione, io poiché con la proprietà mi sono confrontato fin dai primi momenti in cui ho avuto il piacere di conoscere i Mennarini, abbiamo steso un protocollo d'intesa dove ad inizio dei cantieri sicuramente ci deve essere una grossa percentuale di nostri occupati. E come ancora scritto nel protocollo d'intesa, a parità di costi e di condizioni e di qualità devono lavorare le aziende del territorio, deve lavorare tutto un certo indotto che deve portare benessere alla nostra città. Questo è quello che noi abbiamo chiesto, questa è la sola cosa che l'amministrazione Ferrara ha chiesto alla proprietà Mennarini, e il Mennarini è stato ben contento di iniziare le procedure per la realizzazione dell'ovolo commerciale. Cittadini, Gennaro, l'ovolo, il progetto è esecutivo, il progetto è completo in quanto ci sono tutte le autorizzazioni comunali, provinciali e regionali, ed è proprio in questi giorni che la Mennarini Group ha richiesto il permesso a costruire l'ultimo atto per poter aprire i cantieri, i quali daranno lavoro per circa 2 anni e mezzo. Questo è il tempo materiale per la realizzazione delle attività della Mennarini Group. E allora è iniziato un percorso nuovo nel 2008, è iniziato un percorso nuovo dove la priorità la si è dato proprio ad un tema scottante, che è la disoccupazione. E allora mi fa piacere che si sia costituito l'Unione Sindacale di Base, mi fa piacere che si sia costituito il Movimento di Lotta per il Lavoro, con i quali ho avuto il piacere di dialogare in questo mio trascorso da sindaco, di dialogare e di cercare di capire cosa poteva essere vantaggioso per la nostra città anche dal nuovo piano regionale di lavoro. È un dialogo che io spero, anzi ne sono certo, che noi continueremo dopo il 15 di maggio, il 15 e 16 di maggio, perché sono questi i temi da portare avanti per dare serenità e miglioramento ai nostri concittadini. Mi auguro che il confronto avvenga in maniera più
Carissimi sindaci, adesso siamo qua per far ricordare, mi chiamo Anna Rullo, faccio parte del movimento di lotta di Casoria, sto qua per farvi sapere, vi leggo un messaggio per ricordare i nostri problemi, dei disoccupati. Carissimi sindaci, ogni uomo nasce libero di poter vivere nel rispetto della legge, gestire la propria vita, fuori di qualsiasi condizionamento di caso sociale, lavorativo economico. Il lavoro è l'unica via per rendere qua i cittadini, renderlo liberi, senza distinzione alcuna. Anonimo. Grazie. Lavoro. Vi leggo una frase: il lavoro è vita e lo è.